ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a giocare la demo di Monster Hunter Generation Ultimate, altro che non è il gioco Monster Hunter Double Cross uscito su 3DS molto tempo fa, che finalmente ha fatto il nostro arrivo, il nostro carissimo arrivo qua sulla nostra console Nintendo Switch in una versione HD con delle texture migliorate. Finalmente il gioco potrà uscire tra 2 settimane, anche qua circa tra 2 settimane in Europa, ma oggi comunque non siamo da soli ragazzi, ci aiuterà nella nostra caccia chi ci aiuta, eh? Let's go! Benvenuti, ovetti? Non lo so se dire ovetti in questo caso o no, perché non è il mio canale, però salve, io sono Poketonks. Una persona a me cara, molti di voi non lo sanno, ma nella mia lunga avventura, tra virgolette perché paragonata alla tua è cortissima, qua su YouTube ho avuto modo di collaborare per svariato tempo con Poketonks, ma ultimamente tra impegni vari suoi e anche miei, dato che l'accademia, l'università in generale ci ha ucciso. Lo studio. E quindi avete visto un canale un po' più solitario, come un lupo solitario. No dai, scherzo, basta. Oggi andremo a giocare questa demo contro il Barioth, o Barioth come volete chiamarlo, che altro non è che un mostro di dimensioni medie barra grandi che c'è il resto disponibile da cacciare. C'è il Gran Macao che è facile, il Barioth che è normale, e il Valstrax che tra l'altro dovrebbe essere il mostro di copertina di questo gioco, che è difficile. Onde evitare smadonnamenti vari, andremo in multigiocatore e andremo a cacciare il Barioth. Ovviamente giochiamo online, il gioco ci permette di scegliere tra vari stili, varie armi, tutte quante quelle del gioco. Io nel mio caso andrò a prendere spadone aereo. E la gente già qua mi picchia, no? Ovviamente scherzo. Però un po' lo so usare, devo giusto riprendere mano con i comandi. Ci vediamo direttamente in partita. Ecco ragazzi, allora qua ci sono tutte le armi, come potete vedere. Possiamo scegliere anche se usare il Feline, che tra l'altro ha delle abilità specifiche che vi farò vedere durante il let's play del gioco completo. Nel mio caso andrò a scegliere appunto lo spadone con stile aereo. In questo gioco hanno inserito 2 nuovi stili, se non mi ricordo male, valoroso e alchemico. Io preferisco quello aereo perché mi permette, insomma, anche di schivare dei begli attacchi. Per quanto riguarda lo stile aereo con lo spadone è fornito di uno dei 4 mostri di copertina di quanto riguarda Monster Hunter Generation, che altro non è, tra virgolette, che il prequel, tra virgolette, di questo gioco. Questo si può definire un pass di espansione, effettivamente, con tantissime robe in più. Alla fine è vero, perché se non sbaglio in Monster Hunter Generation c'era solamente l'alto rango. Per chi non lo sapesse, di solito qui in Europa, in America, vengono rilasciate direttamente le versioni Ultimate, che comprendono appunto anche il G-Rank, che sarebbe il rango dopo il rango alto. Generation stranamente ci è arrivato senza G-Rank, o meglio no, è arrivato prima della versione Ultimate, questo volevo dire. Esatto. E adesso ci becchiamo anche tutte le altre missioni, più nuovi mostri, cioè più un nuovo mostro. L'arma che sta usando Bro è, se non sbaglio, del Glavenus, giusto? Yes, quello base, che tra l'altro, esatto, è uno dei miei mostri preferiti. In Giappone il Glavenus si chiama Dinovaldo. Quindi... È vero! Cosa mi ricorda? Il Dinovaldo! Il Dinovaldo! Che poi era un nome perfetto, perché l'hanno modificato non lo so neanche io. Però c'è da dire che è molto più cattivo Glavenus, soprattutto nella versione potenziata. Questo mostro nella versione base faceva... Mamma mia. Praticamente si prendeva con la bocca la coda e faceva una spadata potentissima. Uh-huh. Allora. Ah, ok, allora vediamo un po'. Che abbiamo anche le... Ah, ok. Attenzione però, perché se non sbaglio il Barioth si arrabbia se lanci le bombe lampo, quindi attenzione. Ci prendiamo le trappole, una io, una tu. Sì, sì. Così per sicurezza. Tra l'altro, come vedete, le texture grosso modo sono rimaste invariate rispetto a quelle del 3DS, giusto un po' migliorate, però per i veri fan di Monster Hunter questo conta poco, proprio il feeling di caccia che piace di più. Sì, sì, considerate che è uscito per PS4 prima di questo gioco, Monster Hunter World, e oh mio Dio cosa non è quel gioco, però tornare anche in console Nintendo è forse una cosa buona. Mi stai inquadrando la mia faccia, per favore? Certo. Guarda un po' queste daghe. No, ti prego. Ti prego. L'unico motivo per cui ho scelto di portare queste armi è proprio perché guarda un po' queste daghe. Ma quanto odio quella pubblicità. Tra l'altro alcuni si sono lamentati che qua non puoi inquadrare i mostri, ma in realtà qua hanno facilitato perché puoi metterli, diciamo, sotto tiro con ZL e poi con L raddrizzare la visuale verso di loro.
Su 3DS invece bisognava cliccare nello schermo inferiore, sì. Eccolo là. Bellissimo. Allora, è stupendo. Inoltre, se avete giocato anche a Monster Hunter Stories, c'è un personaggio che ha proprio un Barioth che cavalca, però questo non è il momento di parlare di Monster Hunter Stories, almeno per adesso. La cosa principale che differenzia questo gioco con Monster Hunter World è che qua sono presenti oltre 130 mostri grandi da cacciare, mentre nella versione World mi pare siano intorno ai 30-40. Sì, una cosa del genere, ma considera che World è vero che è un bellissimo gioco, ma c'ha un piccolo problema, è che tutte le armi sono praticamente uguali, sono una la reskin di un'altra, tranne per due armi dei mostri principali, sono seriamente troppo troppo simili. Questa è una cosa che molte persone hanno proprio criticato fortemente di World, anche io la critico apposta perché l'ho appena detto. Sì, assolutamente. Però ho imparato a usare il martello là sopra e mamma mia il martello quanto è bella come arma. Ah, giusto, poi una novità di Monster Hunter Generation e Generation Ultimate sono le art. Per sì, esempio, io ho vento sanguigno e quindi faccio vola! Vuo! E però bellissimo. Mi sbalza via lo stesso. Tra l'altro ti ho inquadrato esattamente in quel momento. Nice. Aia, aia, nope. Ok. Bene o male, comunque io e Tonks siamo navigati di Monster Hunter. Sì, conosciamo il gioco, abbiamo già giocato. Io ci gioco, francamente, da neanche troppo, perché io ho cominciato con il 4 Ultimate. Poi, vabbè, Stories è uno spin-off. World Generation e basta. Il 3 l'ho toccato, ma la cosa più bella è che quando ho provato il 3 ho detto no, aspetta, che razza di gioco è? Non mi piace. Ho giocato al 4, un'altra storia. Per chi non lo sapesse, io chiamo Frozen Bro, ok? Quindi, ah, finalmente! Finalmente, cosa dovevo premere? Il tasto per attaccare, no? X e poi R per trattenere il colpo. Però ti posso aiutare nel frattempo. Ah, vabbè. Non mi ricordavo assolutamente il fatto che si potesse cavalcare con questi tasti. Oh, ok. Mi ha schivato per miracolo, non so neanche io come. Eccolo. Vola via? Perfetto, sì. Ho fatto benissimo a non mettere la trappola. Quanto lo sapevo che si sarebbe spostato. Scontato. Va verso la 7? Ok. Io adoro terribilmente questo gioco. Che poi una novità, se non sbaglio, di questo gioco è che premendo, si chiama L3, il pulsante, è possibile fare zoom nella mappa per vedere più dettagli nella minimappa, quella in alto sì. A destra. Si poteva anche nell'altra versione, però qua è sì, più comodo sì. Da fare, molto. Oh, mamma mia, sì. Ok, barro. Dov'è? Ok, ah, ecco, sta là giù. Dietro di me, come sempre. Riuscirò prima o poi a usare un attacco... Oh, in faccia l'ha sentito, però l'ho sentito un po' anch'io. Anche il babuino l'ha sentito, mi sa. Talmente effetto farfalla che l'hanno sentito anche nelle altre mappe. Se non sbaglio, potevo fare così, eccolo qua, per entrare direttamente nella modalità. Aspetta, guarda un po', guarda demoniaca. Un po', adesso si gira. Notare che ti ho preso, ma non si sa come, non sei volato via. È perché, se non sbaglio, le weapon art non possono sollevare. O almeno questa non può farlo, poi non lo so. Boh, non saprei, perché il mio fendente di tigre in Generation faceva volare tutti. Boh. Aspetta, chi lo sa? Non ha senso, cioè io sono andato a usare il pulitore e mi ha pulito lui. Mi fai saltare? Ah, devo fare così? Io sono abituato a fare tipo troppe cose perché ogni volta avevo l'arma del Seregios che a ogni salto che si autoaffilava. Si autoaffila. Sì. Considerate che nel 4 Ultimate, se non sbaglio il Seregios è stato messo nel 4 Ultimate. Mm-hmm. C'era una combo che si poteva fare. Vi spiego, io di norma nei videogiochi o sono mago o sono attaccante a distanza. Ergo, su 4 Ultimate e su Generation avevo arco, avevo balestra leggera e una balestra pesante. La balestra leggera di 4 Ultimate del Seregios... praticamente ogni volta che schivavate si ricaricava un colpo, quindi praticamente non dovevate mai ricaricare colpi, ed è una cosa seriamente fantastica. Però l'hanno, se non sbaglio, nerfata di un sacco. Sì, era troppo sgrava, Tonks. Vabbè, posso capire, quindi non è un problema. Ma quanta vita ha? È un sacco, è normale che abbia un sacco. Null bacca! Probabilmente perché siamo nella demo, tra l'altro sono stati un po' generosi. Ok, io ho l'arte di caccia nuovamente, però... porca miseria, ma perché me li fai in faccia? Vai, vada. Urre! Pulitore!
Mi sa che gli metto l'unica la trappola. Cosa è che non ci stiamo coordinando abbastanza bene, perché noi abbiamo rotto né le zanne né la coda una volta. Quindi non so cosa. Proprio mentre proprio mentre metto la trappola devi venire da me. Prova a rimetterla. Oh, grazie del micro colpo che non mi ha distrutto completamente. Io ho una pozione max, giusto? Sì. Non riesco a selezionare la pozione max. Ok, fiuff. Se uso la polvere di vita la senti anche tu? No, la senti solamente se è nella stessa... Porca miseria. Nella stessa mappa, altrimenti sarebbe troppo OP. Sì, sì. Un'altra volta! Mi ricordavo fosse forte, ma non così tanto. C'è la linfa vitale che fa recuperare ancora di più, mamma mia. Sì, la linfa vitale la spammavo troppo con i miei colleghi. Sì, se ne potevano mettere solo due, dovevate andare tipo al Wiceo, il Monster Hunter 4 Ultimate. Però era tipo il miglior strumento curativo del gioco per curare party e compagnia varia. Sì, in 4, 2 a testa, non morivi mai. Dove sei? Ah, ok. Sei alla 6. Ah, sei alla 6? Sono alla 7. Ah, ora sei alla 7. Oh, yes. Basta queste spallate, ok. Sì, l'unico problema di questo mostriciattolo è che tira spallate. Il resto è abbastanza counterabile. Ora tira il turbine, scontato. E ora ti arriva una cosa in faccia. Vedi, fa quei due, tre passetti e non capisci se è stanco. Quindi devo significa dire che sei stanco, ciccio. Ok. E se ne l'altra va. Volta? Che palle. Sì, mi sa che sta andando a dormire. Potrebbe essere. Se va nella 8, aspettiamo un attimo. Eccolo. Va nella 8. Aspettiamo un attimo e gli vado a tirare una fucilata in faccia. 5 minuti rimasti? Ti prego. Abbiamo giocato così male. Sì, ma non mi aspettavo. Vento sanguigno. Ma secondo me è potenziato, te l'ho detto. Dovrebbe essere nerfato teoricamente per queste cose, non potenziato. Ma siamo in due. Giusto. Vabbè, l'importante è che recupero un po' di vita. Poi mi può anche colpire mentre la recupero. Le famosissime mega pozioni nella vita reale. Ecco, ovviamente la codata mi becca con la punta. Manco fosse la Ratian dorata che ti avvelena ogni 3x2. Oh mio Dio. Ti guarda e si è avvelenato. Chi? Mamma mia, la Ratian. Che poi ci sta anche la Dread Queen Ratian, ti ricordo, che in Generation. Quella specie di Deviant. La Deviant, sì, mamma mia quanto è. Sì, che poi siamo andati insieme a farla, che mi servivano dei pezzi. Ah, è vero. Che eri stato tu a istruirmi su come farla, perché era un parto. Oh mio Dio, sì. Dai, fai lo scatto. No! Dai, perché sembra zoppicare quando non zoppica? Ma stordito? No, ok. Vediamo se è fermo. Abbiamo poco tempo. Sì, sì, quanto abbiamo? Cioè, non c'è il timer. No, c'è in alto a sinistra, però. Non lo fa. Ah, sì, sì, eccolo, è vero. Oddio, Tonks, mi hai appena fatto scoprire che quello è il timer. Perché cosa pensavi fosse, scusa? Boh, messo per addobbare. Addobbare? Boh, è Monster Hunter, non mi stupisco più di niente. No, ma stavolta me l'aspettavo che non era. La cosa peggiore è che col ventilatore mi tira i capelli in faccia, quindi ogni tanto devo togliermeli. E quindi rimango lì fermo. Tu c'è la webcam adesso, per caso? Oh, yes. Ok, io no, perché ovviamente. Perché sei tu. Sono pelato, la gente non vuole vedere gente pelata. Vedi, stava zoppicando! E se ne va. Un'altra volta! E se ne va. Ma andrà nella 7, nella 6. Ma secondo me è nella 6. 6. Aspetta, curiamoci, va. Ma io ce l'ho già curato, quindi. Ah beh, mega pozione tanto per feels. Boh. Per bonus. Mancano 30 secondi. Sì. Sì. Boh, magari arrivo, gli tiro una sberla e muore. Potrebbe essere, ma non ci contare troppo. No, è vivo. Nope. Ci mancano quanti? 23 secondi, ce la faremo? Non lo so. Skill! Boh, io nel dubbio l'ho tirata in faccia. Ok, mi sa che non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, peccato, un gran peccato. Mi ha mandato un gran macao. Mi ha mandato tipo via. Che poi, questa è la missione di Lediamo, perché di norma... Oh, perché di norma la missione non dura 25 minuti, ma dura tipo una quarantina. Sì, ma secondo me ha troppa vita. Cioè, ci abbiamo messo mezz'ora a legnarlo e non è successo niente. Letteralmente mezz'ora, perché siamo qui da 25 minuti circa, quindi manco a dire. Sì, ma è stato bello comunque. Istruttivo, insomma. Molto istruttivo. Quel gioco dove tu giochi da 6 anni, 7, 8 anni, anche di più. Arrivi, fai la demo e perdi. Esatto, è normalissimo come cosa.
Anch'io non gioco da Monster Hunter da quando è uscito. Uscita la Cool Vetaroth per chi gioca a Monster Hunter. Come si chiama? Quello per PS4, aiuto, l'ho detto prima. Word. World, ecco, la Cool Vetaroth. Ok. Beh, che dire. Questa è la demo. Per riassumere cos'è Monster Hunter, un gioco di caccia senza tutorial quando inizi il gioco che ti dice: ehi, benvenuto in questo villaggio, abbiamo bisogno di te, vai a cacciare tutti questi mostri. Tu dici: ok, lo fai per anni, dopo un po' esce un nuovo gioco di Monster Hunter, fai la demo e muori contro il E muori contro il mostro Barrioth, normale. sì. E quindi fai: ok, Monster Hunter in a nutshell. Ovviamente quando uscirà il gioco completo, ragazzi, vedrete più video su entrambi i canali, suppongo, sul mio di sicuro, penso anche da Io Fox. pensavo di farne un paio, sì, in effetti. Tipo Let's Play Monster Hunter Generation Ultimate. E niente, ragazzi, qua abbiamo visto il Barrioth, il Valstrax. Evitiamo per adesso, è molto cattivo. Mentre il Gran Macao è tipo quelli che avete visto prima, quelle specie di dinosauretti lì, veloci, preghi, rimangono lì stupidi. Li picchi e dopo un po' vanno KO. Ecco, è quello Per il chi non Gran lo Macao. sapesse, comunque Frozen ha giocato alla demo giapponese di questo gioco, Oh yes, ho portato un che trovate video. sul suo canale, esatto, dove appunto ha affrontato il Gran Macao e, se non sbaglio, anche il Valstrax o Valspark. Vi spiego perché io non so bene il nome di questo mostro. Devo ancora vedere un video di questo mostro. So solamente un attacco e non so nient'altro. Quello Quindi me lo Veget? sto tenendo. Esatto, solo quello so perché l'ho visto nel video promozionale. Bellissimo. Quindi non so ancora niente di quel mostro. Non vedo l'ora che io riesca a raggiungere quella missione, più che altro, sul gioco che uscirà il 29 agosto? No, 21. 28 Quando esce? martedì. 28 agosto. Primissimo gioco Ok. Nintendo che tra l'altro non viene rilasciato venerdì. È vero, perché di solito vengono rilasciati tutti quanti venerdì. Oh yes, veramente strano. Ragazzi, comunque, possiamo concludere qua il video. Sicuramente nella versione finale ci saranno innumerevoli tagli, perché un video così lungo per affrontare il Barrioth sarebbe inquietante. In ogni caso, sia da parte mia che di Tonks, un grandissimo grazie per averci seguito. In descrizione trovate ovviamente i social e il canale di Tonks, anche se penso che non ci siano presentazioni o bisogno d'altro. E noi vi aspettiamo in un prossimo video, io sul mio canale e Tonks sul suo. Ciao! See you next time!